Allora, oggi vedremo come dividere un pallone in tre per poterlo poi utilizzare negli archi come riempimento, negli archi oppure nelle colonne o anche nelle lettere, eccetera. Allora, per prima cosa prenderemo un pallone da 11 pollici e lo gonfieremo circa 5 pollici, esattamente come ho fatto io. Allora, una volta gonfiato questo pallone, andremo a fare un nodo all'estremità del pallone, quindi lasciando molto spazio al pallone stesso. Lo renderemo più morbido facendo andare l'aria fino al nodo un paio di volte e quindi faremo una pallina. Mandando tutta l'aria vicino al nodo, faremo una pallina tenendo il pallone con la mano sinistra e facendo girare la mano destra, la parte rimanente. Una volta effettuata questa pallina, metteremo il punto in cui abbiamo girato all'interno dell'indice e del medio e andremo a fare una pallina nelle altre, con la parte rimanente, andremo a dividere in due la parte rimanente del pallone. Giriamo anche l'altra pallina, quindi andremo a passare il picciolo del pallone in mezzo al punto in cui abbiamo girato i due palloni. E avremo ottenuto la divisione del pallone in tre.